Una buonasera a tutti gli sportivi di ciclismo e benvenuti a questa speciale puntata di Cicliste in Streaming. Questa sera vi presentiamo la storia di Francesca Meazzo, una gemellina 19enne di Cavarsere, in provincia di Venezia, ciclista dall'età di 9 anni. Francesca è tesserata per la scuola ciclismo Lions di Cavarsere ed è un'attiva testimonial dei nostri valori e della nostra squadra ciclisti. È, diciamo, la nostra prima testimonia che intervisto in diretta. E perché una puntata speciale? Perché Francesca è una ragazza diabetica sin dalla nascita, credo, ce lo dirà lei, di tipo 1, ma nonostante questa brutta compagnia vive la sua crescita con il sorriso e la serena e positiva speranza che si possa risolvere tutto e possa allontanarsi tutte le sue i suoi marchingegni che ha con sé. E a cicliste.eu l'abbiamo già conosciuta e affrontato la sua storia con due interviste. Adesso ha deciso, un po' pressata anche da me, di parlarcene direttamente questa sera. Quindi io, grazie Francesca, grazie di essere qui con noi per far conoscere la tua esperienza e rispondere a tutte le nostre domande. A te la parola. Grazie a voi di avermi fatto partecipare a questa importante alla fine intervista, perché Walter sì mi ha impressato abbastanza, volevi che raccontassi la mia storia. Sì, corro dall'età di 9 anni e sono diabetica da quando ne avevo 4, quindi alla fine è un po' difficile dire di ricordarmi com'era la vita prima di essere diabetica, quindi è come se ci fossi nata alla fine. Ecco, ma come ve ne siete accorti in famiglia di questo tuo problema? Praticamente chiedevo sempre alla mamma di bere, avevo sempre sete e andavo spesso a fare la pipì e dicevo che sì, avevo questo senso di malstare che sembrava una banale non aver voglia di andare a scuola, all'asilo. Però poi alla fine esami del sangue tutto hanno confermato. E poi da lì cosa ti ricordi da questo brutto gioco, da questa brutta scoperta, insomma? Beh, i primi anni non me li ricordo tantissimo, perché ad esempio non mi ricordo neanche quando mi sono fatta io da sola la prima glicemia. Ero troppo piccola, quindi proprio non me lo ricordo. E la prima puntura, invece, la prima iniezione di insulina, sì, quella me la ricordo abbastanza, poi le cose ovviamente si sono evolte, adesso ci sono macchinari, cioè più che altro adesso uso il microinfusore per farmi l'insulina, quindi è tutto molto più semplice. Comunque, nonostante questo, fra una puntura e chissà quanti pensieri, no? Di svegliarti la mattina e di essere senza questo tuo problema, ha iniziato, ti sei accorta anche di avere la passione per il ciclismo. Sì, diciamo che è stato grazie alle scuole elementari, perché abbiamo fatto un progetto nel quale partecipava, cioè lo organizzava anzi il mio allenatore, perché grazie a lui che ho iniziato a correre, grazie a Paolo. E niente, mi sono appassionata da subito a questo sport, anche se comunque ne ho provati tantissimi, perché ho fatto ginnastica ritmica, ginnastica artistica, pallavolo, nuoto, cioè ne ho provati tantissimi, però il ciclismo è rimasto. Qui, le prime pedalate, quindi mi immagino siamo a papà. Esatto, il papà mi seguiva sempre a tutti gli allenamenti, mi portava a fare gli allenamenti, quindi sì. E poi, quindi tra quello che poi è diventato il tuo allenatore, che hai conosciuto a scuola, quando ti sei resa conto che da una semplice passeggiata, insomma, fra te e la bicicletta c'era qualcosa di tenero? Beh, i primi anni da giovanissima era più un stare insieme agli altri bambini della squadra,
Dopo, da allieva probabilmente, ho iniziato a sentire questo Una amore. bella c'era qualcosa. Sì. Praticamente sei nata e cresciuta nella squadra del paese Esatto, sì, e lì sempre sei fatto rimasta tutto. fedele fino a tuttora. Sì, a parte, vabbè, le esperienze in America, però le ho fatte grazie a Paolo comunque, perché senza di lui probabilmente non ci sarei mai andata. Senti, e come sono state, com'è stata questa crescita ciclistica dalle categorie, quindi giovanili? Parlaci un po' delle varie esperienze di categoria a categoria e come te la cavavi poi con questo additivo sempre con te, che comunque è quello che ti reggeva in bicicletta. Beh, da giovanissima non c'erano grandi problemi perché alla fine comunque le gare erano molto brevi, si parlava di una mezz'oretta, tre quarti d'ora al massimo, quindi alla fine non era un gran problema. Il problema, tra virgolette, si è iniziato a presentare da esordiente secondo anno, allieva, soprattutto junior, perché ovviamente gli allenamenti, anche le gare erano tanto lunghi, si stava in bici 4-5 ore, 6 a volte, e dovevo mangiare, stare attenta a quanta roba zuccherata prendevo, e controllare sempre le glicemie ogni mezz'ora, perché comunque dipendeva tantissimo dal tipo di gara, dal tipo di allenamento. E, esempio banalissimo, allenamento in pianura vicino a casa, diciamo, perché abitando a Cavarzere posso andare benissimo lungomare, quindi zone di pianura. Le glicemie stavano costanti perché comunque non c'erano chissà che difficoltà da affrontare, era una velocità costante, mentre quando andavo ad esempio nei Colli Euganei, là allora cambiava perché facendo salita spendevo molta più energia, quindi la glicemia andava molto spesso bassa e tante volte dovevo un attimo gestirmi e recuperare. Infatti, Paolo sapeva come andavano le mie glicemie, quindi sapeva anche gestirmi bene gli allenamenti. E quindi però in quel tempo non avevi questa famosa macchinetta di cui poi parleremo più L'ho avanti. avuta solo l'ultimo anno da junior, Ah, mentre i primi quindi anni. L'ultimo fino anno a. da junior sono riuscita, diciamo, ad usarlo proprio bene, bene, perché l'abbiamo proprio iniziato ad usare alla fine, all'inizio di quella stagione. Mentre gli anni prima mi facevo le glicemie prima della gara o prima dell'allenamento, e poi se ero in allenamento anche durante gli allenamenti, mentre in gara, prima e dopo gara, e a metà gara non si sapeva come andava a sentimento. Beh, io E mi invece. ricordo che noi a cicliste ti abbiamo conosciuto nel 2017 e se non erro eri allieva o junior di primo anno. Sì, junior primo anno. E per me è stata una scoperta, cioè non pensavo che si potesse svolgere un'attività sportiva agonistica come stavi facendo te, con il problema del diabete. E quindi ho letto se la tua storia, da quella prima volta che ho letto la tua storia mi sono un po' appassionato, no? A te, affezionato, perché ti ho sempre visto da lontano, chiaramente, perché la distanza, però con un esempio. Infatti qua c'è una signora, Albina di Santolo, che dice: complimenti, è un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi. Grazie. E anche per me sei stato un esempio perché non pensavo che si potesse fare agonismo in questa condizione, no? E ti ho cominciato a seguire. A volte ti mandavo, diciamo un po' timidamente, ti contattavo su Messenger. Com'è andata? E te a volte mi hai detto: mi sono svegliata all'ospedale. Ecco, ora, magari te lo dicevi con naturalezza, da come lo percepivo io, però
Io lo soffrivo un po' questa cosa, ma come si succedeva? Come ti accorgevi di qualcosa, di quando ti risvegliavi, poi che pensavi? Allora, intanto posso dire che il ciclismo mi ha aiutato tantissimo nel gestire il diabete, perché vedo tantissimo la differenza tra estate e inverno, quindi quando faccio allenamento tutti i giorni alla fine, anche se vabbè non corro più, però alla fine ho comunque questo voler allenarmi come se dovessi fare gare, e invece d'inverno, che ovviamente per il freddo comunque è impossibile riuscirsi ad allenare tutti i giorni. Ho delle glicemie completamente diverse, anche come dosi di insulina, e, insomma, tutta la gestione del diabete è completamente diversa. Poi Quindi fra è com'è estate e la vita? inverno c'è una differenza con le È proprio enorme, perché d'inverno, ovviamente, non muovendomi tantissimo, non bruciando tante energie, perché anche se vado in palestra, sì, vabbè, faccio allenamento, però non è come andare a fare 3 ore in bici, ovviamente. E d'estate si vedono i miglioramenti, e sono proprio miglioramenti che si sentono, li sento anch'io fisicamente. D'estate sto molto meglio. Poi, vabbè, è capitato qualche volta di andare in ospedale, perché, vabbè, può capitare che magari troppo bassa, non mi sono sentita io, ma capitava quando ero più piccola, adesso ovviamente meno frequente, oppure è capitato di essere anche troppo alta con la glicemia, e in quel caso allora devo andare in pronto soccorso a farmi fare dosi di insulina maggiore, perché ovviamente facendola io da sola e facendola sottocute non serviva a molto, diciamo, subito in quel momento. Ma tu l'avvisi, l'avverti, lo senti quando queste glicemie fanno le birichine oppure no? La maggior parte delle volte sì, poi capita a volte che magari la confondo come sono un po' stressata per l'università, o l'anno scorso, vabbè, per il liceo, o diverse altre cose, però comunque è molto rara come cosa ormai. Era più qualche anno fa, che ero insomma un po' più piccola, quindi non mi sentivo molto bene queste cose. Poi è capitato qualche volta in allenamento che Paolo ha dovuto prendermi per non farmi cadere, perché magari ero troppo bassa con la glicemia e per non farmi andare per terra. Insomma, mi ha preso in tempo: fa Francesca tutto bene? Io sì, gli rispondevo più o meno. Poi vabbè, sapeva cosa fare, zucchero e tutto, poi si ripartiva a fare allenamento appena stavo bene. Ecco, ma qual è la tua forza che nonostante aver passato questi momenti anche non felici, no? Perché cadi, ti ritrovi, ti risvegli su un lettino, qual è la forza che hai dentro che ti fa lottare e che ti sta portando piano piano a questi grandi miglioramenti e ti ha fatto continuare anche a fare la ciclista? Oltre che agli studi, quest'anno ora sei all'università, insomma, vedo a volte studi mentre sei in bicicletta a farulli, e poi ci Sì. sono tante altre cose che piano piano scopriremo di te, perché non sei finita qui, cioè qui si incomincia. Ma io penso sia la passione, perché comunque anche quando Paolo mi dice vieni ad allenare i giovanissimi, a me piace un sacco andare là con i piccolini a fargli fare allenamento, quindi penso sia tutta una questione di passione. Infatti, anche quando ero in gara e magari cadevo, c'erano i miei che dicevano: ma quanto male ti sei fatta, vuoi ancora continuare? Io dicevo: vabbè, mi sono fatta male, tra una settimana faccio un'altra gara e basta. Non, cioè, sinceramente non mi interessava di essermi fatta male e di essere caduta, però c'era proprio questa voglia di correre e di andare via in bici. La tua voglia di vivere che passa avanti a questo problema. E quindi si cresce bene, e gli studi vanno bene, Per adesso sì, è la maturità al termine, andata bene. la maturità è andata bene, sei matura. Sì. E
quindi apparentemente, per chi ti vede dall'esterno e non ti conosce, sei una ragazza piena di vitalità, e questa c'è, di iniziative e di voglie, e queste ci sono, e le porti avanti anche con buoni propositi e anche buoni risultati. E quindi poi però si arriva a un punto che, diciamo, ti cambia un pochino la vita in meglio, no? Anche per merito del ciclismo. Perché grazie al ciclismo vieni contattata da un team americano. Sì. Parlaci di come è avvenuto questo contatto e È stata molto, diciamo, io li seguivo sempre, cioè, anzi da un bel pezzo, perché alla fine è un team, il team Novo Nordisk, che ha proprio solo ciclisti diabetici, è una squadra di ciclisti professionisti, appunto, hanno corso anche la Milano-Sanremo, insomma, gare importanti, quindi. E io era da un po' che li seguivo, insomma, mi è sempre piaciuta l'idea di partecipare, ma, cioè di far parte più che altro della squadra, anche se, vabbè, essendo donna era un po' impossibile, perché hanno solo la squadra degli uomini, purtroppo. E hanno praticamente ogni anno questa squadra organizza dei, diciamo, campi scuola, per chiamarli in modo italiano, in italiano, che insegnano a noi ragazzi come gestire, noi ragazzi diabetici, come gestire le gare, gli allenamenti e tutto, insieme al diabete alla fine, perché ormai comunque, la squadra appunto è composta solo da corridori diabetici. E nel 2017 la squadra, diciamo, sinceramente non so proprio benissimo come, perché io avevo parlato con un ragazzo che ne fa parte e mi è arrivata la mail del direttore sportivo della squadra con l'invito al campo scuola. Io naturalmente ero contentissima perché sinceramente non me lo sarei mai aspettata. E insomma, intanto ho detto subito a Paolo perché comunque avevano dei requisiti per partecipare a questo campo scuola, in quanto andavamo a fare allenamento alla fine con i professionisti, quindi ovviamente un esordiente non poteva partecipare, o comunque c'era qualche allievo, mi ricordo, perché io l'ho fatto nei primi 2 anni da junior, questa esperienza. C'era qualche allievo, però non veniva a fare gli allenamenti con noi. Insomma, abbiamo iniziato così a parlare con il direttore sportivo e con Paolo anche. Abbiamo impostato tutti gli allenamenti per essere preparata al meglio anche ad affrontare gli allenamenti dei professionisti che c'erano là, perché appunto facevamo allenamento con loro erano in ritiro per prepararsi alle varie gare che avevano là in America da fare. E abbiamo sistemato tutto per il volo e i 15 giorni da star là in America, e poi è arrivato il momento di partire a giugno, a fine giugno. E il primo anno è stato nel 2017, appunto. E il primo anno è stato, sinceramente, inizialmente avevo un po' di paura all'inizio, perché ho detto, boh, non so se riesco a starci dietro, non so se riesco a fare, insomma. Ero un po' preoccupata perché Eri anche più giovane di ora poi ero e junior primo anno, quindi comunque sì, era tutto nuovo, perché le gare sì le facevo con le elite, perché le facevo con loro, però era diverso comunque. E quando sono arrivata là, intanto abbiamo conosciuto tutti i medici, infermieri, tutto lo staff Quindi praticamente della questo squadra. è un centro sportivo dove vengono convocati gli atleti di tutto il mondo, uomini o donne, di diverse discipline, non solo di ciclismo. Sì, hanno triathlon, vabbè, ciclismo e la corsa campestre, in pratica. E sono queste tre, diciamo, le discipline più importanti. Poi
Poi hanno detto che cercavano di fare anche altro, però diciamo i punti principali di questa squadra sono queste tre discipline. Quindi loro attraverso questi test che fanno, perché poi tu sei stata lì per un mese. 15 giorni il primo anno e una ventina il secondo anno che sono andata. E sì, ci hanno fatto dei test sia sul diabete, perché comunque ci hanno controllato tutti i vari valori, che ci hanno fatto tutti gli esami che dovevano farci, diciamo di routine, che faccio anche qua in Italia. E poi tutti i test invece legati al ciclismo, quindi ci hanno proprio guardato a 360 gradi. Vatte, tutto insomma. Sì, proprio poi hanno messo insieme tutti i dati, ce li hanno rimandati a casa, perché comunque poi quando siamo tornati ce li hanno fatti avere. Infatti poi li ha guardati anche Paolo e mi ha spiegato bene, perché alcuni dati non sapevo cosa volessero dire, perché erano proprio alla fine test che facevano i professionisti, e per quanto fossi in mezzo al mondo del ciclismo, ma alcune cose sinceramente mi erano nuove, quindi me le sono fatte spiegare bene da lui e le abbiamo guardate insieme. E il secondo anno, ovviamente, quando sono andata là, ero già più informata, sapevo già tutto, e è stata una passeggiata, diciamo, perché comunque conoscevo già lo staff. Conoscevo molti dei ragazzi, dei professionisti, comunque, perché sono tutti molto giovani. È stata proprio una bella esperienza. Se potessi riandare, E poi ci insomma, riandrei. se questi Magari il ciclisti, prossimo se anno vediamo. sono riusciti a fare una squadra di ciclisti professionisti, che poi, allora intanto diciamo il nome di questa bella iniziativa, che dillo te che lo pronuncerai senz'altro meglio di me. Come La si chiama? squadra è il team Novo Nordisk, e l'iniziativa è il camp del team, insomma partecipano solo ragazzi diabetici, e prediligono ragazzi ovviamente della categoria magari secondo anno allievo e junior ed elite, perché appunto tendono a fare allenamenti con i professionisti, ma è proprio solo una questione di organizzazione, perché sennò verrebbero fuori troppe magari squadrette, diciamo gruppetti da allenare. Almeno noi, comunque, quando loro avevano l'allenamento lungo, noi a metà allenamento circa salivamo su nelle ammiraglie, però ovviamente essendo un numero ridotto, ci stavamo nelle ammiraglie, eravamo in molti di più, era un po' difficile. Però mi hanno fatto i complimenti su questo, e hanno fatto i complimenti anche all'allenatore che avevo qua, perché comunque non hanno mai Sono una delle poche ragazze, che è riuscita a fare gli allenamenti con i professionisti, perché tante altre, ho visto anche le altre due ragazze che erano i 2 anni che sono andata con me, loro montavano su in ammiraglia dopo una cinquantina, sessantina di chilometri, io stavo in bicicletta a 100-120 km come niente, perché ero in gruppo, e poi insomma l'emozione di essere là. Tiravano loro tanto, quindi alla ruota non mi facevo problemi. Non per nulla sei cresciuta nelle file delle Lions. Quindi hai superato. Quindi, cioè, io mi immagino, no, che innanzitutto ti arriva questa bella convocazione da una squadra che te seguivi con ammirazione proprio per la tua patologia. Quindi già una bella soddisfazione. Credo che tu sia andata là motivata da fare questa esperienza agli Stati Uniti. Questo grande team di professionisti, l'ambizione anche di poter rimanere e di poter continuare anche magari in futuro di far parte Sì, di una sì, squadra sì. professionistica. E poi anche perché magari c'è stato anche e c'era e c'è stato e c'è la speranza che potesse venire fuori dei nuovi metodi per supportare questo tuo problema, no? Beh, Quindi è andata là, sicuramente piena di mille emozioni. il campo là in America mi è servito tantissimo per il microinfusore, appunto questo macchinario che uso per farmi l'insulina, e che mi controlla tantissimo la glicemia, da quando ho su questo alla fine le glicemie vanno molto meglio,
anche in allenamento, in gara, appunto, quando ancora facevo le gare, andavo molto meglio, perché appunto non avevo problema magari di andare troppo bassa con la glicemia, quindi dover mangiare tantissimo, oppure di andare troppo alta e non riuscire a finire la gara perché stavo male proprio fisicamente. E grazie a questo, parlando con i professionisti dell'America, diciamo, mi hanno spiegato loro come si organizzavano, non tanto gli allenamenti, perché comunque quelli dopo variano da allenamento ad allenamento, e poi sei in allenamento, quindi se ti fermi 10 minuti non è che muore nessuno, se devi riprenderti un attimo, però in gara non è che posso dire aspetta, mi fermo un attimo, mangio, poi riparto tra un quarto d'ora quando sto bene. E quindi mi hanno spiegato tante cose che mi sono servite l'ultimo anno da junior. E che comunque la cosa importante è che attraverso questa realtà, questa vera realtà, che poi questa squadra è finanziata da una casa farmaceutica, no? Sì. Che attraverso gli atleti studia per mettere a punto nuove medicinali, nuovi sistemi per combattere la glicemia. Sì, infatti tutti i test che ci hanno fatto sono stati poi, vabbè, studiati, sono... Siamo tutti, diciamo, campioni che ci studiano proprio per come ci hanno detto che da questi camp riescono a studiarci, a vedere anche come un atleta a alti livelli o comunque che fa un'attività fisica molto alta, perché cioè, anche se adesso non faccio più gare, gli allenamenti comunque li vado a fare abbastanza lunghi, non mi accontento dell'oretta qua vicino a casa. E quindi, insomma, grazie a loro sento di star bene. Poi, questa cioè, qui si hanno dimostrato, quindi la morale è comunque che anche una persona diabetica può benissimo fare sport agonistico fino al professionismo. Sì, sì, sì. Io ho smesso solo per un discorso di scuola alla fine, perché l'ultimo anno di liceo non avevo iniziato, ma non riuscivo a star dietro al liceo. E, sinceramente, preferivo finire il liceo proprio e poi dedicarmi completamente al ciclismo. Infatti d'estate poi avevo chiesto di nuovo a Paolo, posso fare qualche gara, dai che proviamo, però vabbè, sono andate come sono andate, quindi alla fine ho detto vabbè, continuo ad allenarmi come se dovessi fare le gare, poi se capita qualche garetta, vabbè, qua attorno con gli amatori vado a farla, perché insomma lo spirito competitivo ce l'ho sempre e quello non andrà mai via. Però insomma, poi anche il discorso di allenare i piccolini, il ciclismo rimarrà sempre, non lo abbandonerò. Ecco, allora, ma da questa prima convocazione, quando sei tornata, oltre a tutta l'esperienza e a tutto quello che hai vissuto, concretamente per quello che riguarda la tua patologia, sei tornata con delle novità importanti che ti hanno cambiato un po' la vita? Cosa hai capito? Allora, ho imparato... Allora, dal primo campo scuola, diciamo, ho rotto tanto al mio medico, diabetologo, perché mi facesse avere il microinfusore, appunto questa pompa che mi pompa dentro l'insulina costantemente senza dovermi fare 20.000 iniezioni al giorno o comunque tante glicemie. Quindi e questa cosa, diciamo che devo ringraziare l'America, sì, insomma il team, perché mi ha convinto ad avere questo microinfusore. E principalmente questo, poi vabbè tutti i vari accorgimenti e piccole cose riguardo alle glicemie prima delle gare, dopo le gare, in allenamento, comunque sì, mi hanno insegnato tantissimo, soprattutto il primo anno che sono andata là, perché quando sono ritornata al secondo anno già sapevo molte più cose, mi hanno solo magari dato qualche dritta con il discorso del microinfusore, perché finalmente ce l'avevo anch'io, e quindi... Ecco, spieghiamo
cos'è questo apparecchio, ma se, e poi se tu l'hai conosciuto in America oppure se anche in Italia ti avevano presentato questo apparecchio, come funziona, come vivi in compagnia di questo apparecchio e cosa ha cambiato in te, questo Allora, compagno di beh, vita. qua il mio medico diabetologo me l'ha sempre proposto. Io ero un attimo diffidente perché l'avere magari una piccola macchinetta, diciamo grande più o meno, anzi un po' più piccola forse, del telefono, sempre attaccata addosso, cioè non proprio addosso perché alla fine ho un aghetto e una cannulina e poi questo lo posso mettere in tasca dei pantaloni o c'è una clip da attaccarlo magari ai jeans. E questo me l'hanno sempre proposto anche qua, però ero un attimo diffidente perché magari quando vado al mare o anche comunque in prima persona, finché faccio le gare in allenamento, se cado, lo rompo, non ero sicura. Poi quando sono andata là al primo anno, invece ho visto che tutti i professionisti ce l'avevano. E allora da lì ho detto, vabbè, allora forse serve a qualcosa se tutti ce l'hanno. E quindi, insomma, parlando con questi ragazzi ho capito che era molto importante per lo sport che facevo e per i chilometri, per le gare, per tutto. E quindi poi quando sono ritornata subito al medico, sono andata a dire che lo volevo anch'io e lui tutto contento, ovviamente, perché dopo mesi di convinzioni che non erano andate a buon fine, è riuscito insomma, a farlo avere pure a me e da lì è iniziata, insomma, adesso sono 3 anni più o meno che lo uso e non tornerei mai più indietro, perché comunque adesso prima di averlo devo farmi le glicemie praticamente ogni 4 ore, quindi devo prendere la gocciolina di sangue e metterla nella macchinetta che misura appunto la quantità di zucchero che ho nel sangue e questo farlo ogni 4 ore, quindi era un po', diciamo, devo farlo spesso. Invece ora con questo me la misura lui costantemente grazie ad un sensore, un piccolo sensore sottocute, e grazie a questo ho la glicemia controllata sempre, quindi se vedo un attimo di scompenso, ossia che va verso l'alto o che vada verso il basso, riesco subito a correggere queste piccole cose, insomma. E poi questo microinfusore in più mi evita di farmi tutte le iniezioni di insulina che mi facevo prima, perché prima me ne facevo come minimo 5 al giorno, poi ovviamente capitava delle volte che me ne facevo anche 7 o 8 perché poteva capitare che andavo con la glicemia alta, oppure magari andavo, soprattutto quando facevo allenamento, dividevo a metà la dose di insulina, quindi dovevo farmi due punture. Invece ora cambio l'ago ogni 3 giorni e sono a posto, l'insulina ce l'ho sempre e non devo star lì e tanto a preoccuparmi, a pensare, quindi posso correggere più Quindi facilmente. ecco, per far capire tutte le persone ignoranti come me in materia, questo apparecchio che te ti porti dietro, come magari tutte le giovani si portano dietro il cellulare che senza quello non possono Esatto. vivere, te c'hai l'abitudine di portarti dietro questo apparecchino, che io ho visto nelle foto che a volte ho mandato, che... e questo, il funzionamento, vediamo se ho capito. E automaticamente quando lui si accorge che c'è un calo di glicemia, lui ti butta dentro la roba. Sì, praticamente allora quando vado troppo bassa mi avvisa e mi dice che devo mangiare. Zucchero, e oppure quando vado troppo alta mi inietta più insulina, insomma, è questa la principale funzione. Poi ci sono tutte sottofunzioni, tutte cose che si imparano avendolo e conoscendo bene, però comunque la funzione principale è quella, sì, che ti avvisa e ti aiuta a mantenere costante le glicemie, a stare meglio e insomma, tutte E queste cose. queste cosette che ti manda dentro sarebbe la classica insulina. Sì, esatto. Sì, ma fa sempre piccole, diciamo, goccioline di insulina, grazie a un aghetto sottocute, quindi se non devo stare lì a farmi quelle 8 punture al giorno.
Però questo è un apparecchio che funziona per il diabetico di tipo 1 o anche per gli altri tipi di diabetici? Questa è una domanda proprio da ignorante al 100%, eh. Beh, sì. Allora è utilizzato principalmente per i diabetici di tipo 1 perché siamo gli unici alla fine che non hanno proprio insulina, che il pancreas non produce proprio più insulina. Mentre gli altri tipi di diabete, bene o male, qualcosa riescono ancora a produrre e raramente viene dato ai diabetici di tipo 2 oppure altri tipi di diabete, insomma. Invece noi diabetici di tipo 1 siamo proprio bisognosi di questi Cioè, non apparecchi. siete i primi questa volta dei peggiori, perché è la peggior tipo di diabete il vostro, quindi il pancreas non ti produce per niente insulina e quindi te questa macchinetta te la manda quando ne hai bisogno, quando invece ti avvisa e ti dice Di mangia perché. mangiare. Sì, infatti in gara è stato utilissimo perché mi avvisava prima che dovevo mangiare, infatti io non, cioè, vedendo quando andavo a allenarmi con gli altri ragazzi, loro il classico mangiamo dopo magari un'oretta che siamo in sella e poi invece io dovevo mangiare quando mi avvisava il microinfusore e spesso era anche dopo magari solo 20 minuti in bicicletta. Quindi io Pensa non che avevo se nel insistenze. ciclismo, se nel ciclismo scoprono con questa macchinetta, praticamente risolvano il problema della crisi di fame, perché con questa macchinetta attaccata ti dice mangia, from, mangia, perché se Sì, no ti ricorda crisi, per forza. oh no. Sì, ricorda per forza anche perché suona insistentemente finché non, la glicemia non va su, quindi te lo ricorda per forza. Ecco, questa macchinetta quindi nella tua vita di tutti i giorni, a parte il ciclismo, insomma, personale, di studio, ha cambiato tanto. Sì, infatti io non tornerei più indietro. Anche se, beh, a volte quando cadevo in bicicletta avevo paura di romperla perché, insomma, c'era sempre questo rischio alla fine, non ci sono protezioni, non c'è niente, e per quanto io lo mettessi nel reggiseno, perché se è il punto più protetto alla fine, e mettendolo nel top sportivo, si pensava fosse il punto più protetto, però è capitato che sono caduta in America, tra l'altro. E mi sono fatta abbastanza male perché sono tornata a casa con una spalla mezza rotta. E la prima cosa che ho pensato non è stata bici, non è stata se mi sono fatta male io, è stato il micro l'ho rotto. Invece, fortunatamente non era rotto, non avevo fatto niente, mi ero solo rotta io e avevo rotto la bici, però lui era intero, non si era fatto niente. E quindi, e poi questa è un'esperienza, come hai detto, che l'hai fatta per 2 anni, quindi l'anno dopo sei tornata ancora un pochino più forte, più tranquilla, più sicura di te, hai Sì, affrontato questo nuovo camp. ero molto tranquilla, poi comunque conoscevo già tutto lo staff, i ragazzi, i professionisti, quindi c'era tutto un altro clima, gli allenamenti erano diversi perché allora mi sono inserita anche nel gruppo dei professionisti, capitava di fare quando facevano i lavori meno intensi, ecco. Capitava che li facessi anch'io perché magari il direttore sportivo della squadra, del team, mi diceva prova a farli, vedi se ci riesci, perché aveva capito che insomma le potenzialità ce le avevo come altri ragazzi che erano venuti al campo. Infatti siamo stati più o meno una decina su 40 che eravamo là ad aver ricevuto complimenti e comunque tipo io e un'altra ragazza che eravamo lì, ci hanno detto speriamo di riuscire a fare la squadra delle donne il prossimo anno, però con i fondi c'è sempre questione soldi e tutto, eravamo troppo poche perché alla fine eravamo solo due, una squadra per due non ha molto senso, poi io ero qua in Italia, lei è una ragazza francese, era un po' difficile trovarsi se non quel 15-20 giorni, un mese al massimo in America e quindi insomma. Purtroppo la squadra non si è fatta, però sono ancora in contatto con loro, infatti hanno chiesto anche
quest'anno, cioè mi avevano chiesto prima di questa emergenza se partecipavo anche quest'anno al loro camp, però purtroppo quest'anno non si può fare, e mi hanno detto che sperano di rivedermi il prossimo anno, e spero anch'io di rivederli, insomma. Sì, certamente. Questa è una bella cosa, una bella iniziativa che magari non tutti sanno, che non c'è solo chi studia i virus che poi scappano e fanno del male, ma c'è anche chi fa un lavoro a fin di Sì, che bene studia. come questo. Sì, studiano gli atleti con la patologia, insomma, che abbiamo. Non è sempre semplice poter correre, perché appunto, come ho detto, capita che delle volte non riesco a finire la gara perché sono troppo bassa, o non riuscivo a finirla perché ero troppo alta con la glicemia e stavo male, e quindi io ero tanto dispiaciuta, però alla fine non era. Non potevo farne una colpa perché No, quello può capitare. cioè, non è che te ne fai una colpa, devi essere anche convinta che quello che fai è già un risultato quando ti presenti alla gara e con l'istinto di prenderla, di farla in maniera combattiva come hai sempre fatto te, perché insomma, voglio dire, non credo che sia una cosa per da tutti. Arrivare, cioè lo sai, sei una sportiva e l'atleta arriva alla gara al 100%, da una vita sana, alimentazione, allenamenti, cioè ci fa anche qualche punturina per cercare di essere più sostenuto durante la gara, e invece se ti presenti lì con questo però dubbio anche nella testa, perché un pochino di paura ce l'ha sempre avuta, no? Eh sì, ho sempre avuto, diciamo, un attimo di paura, soprattutto prima di avere il microinfusore, perché non sapevo durante la gara come andavano le glicemie, devo mangiare di più, devo mangiare di meno, non so, magari sono stanca perché appunto sto facendo fatica per la gara, invece sono stanca perché sto male e ho la glicemia che non va bene, insomma, era molto difficile. Prima invece l'ultimo anno da junior, avendo il microinfusore, è stato molto più semplice. Questi episodi, ecco, erano più rari, cioè è capitato meno volte di dovermi fermare perché stavo male per la glicemia. E poi però hai dovuto sospendere l'attività, diciamo, di ciclismo per gli studi, perché eri un po' piena, insomma, no? Eh sì, col liceo era un po' difficile portare avanti tutto. Quindi adesso, presa la maturità, ti sei buttata, hai intrapreso la facoltà di infermieristica presso l'università di Udine, dove vai? A Padova. Padova, che ti rimane più vicina. E quindi c'è ancora in te però questa voglia non solo di fare ciclismo turistico, no? Come fai anche con la nostra maglia, che vedo stasera ti sei messa, Sì. e non solo stasera, insomma, io ti ringrazio pubblicamente perché te, come altre siete attive, vi mettete la maglietta di ciclista.eu, Stileo Mobili, che ringraziamo, il nostro sponsor che ci acquista le magliette, con tutti i valori che vedete dietro le mie spalle. E grazie a queste nostre ragazze, a queste testimonianze e alla loro pazienza anche con me, che a volte però si porta in giro tanta bellezza e anche tanti valori. Quindi le persone li vedono e a qualcosa serve, anche se magari vengano guardati e basta. Te hai mai, in tutto questo aspetto, hai avuto qualche riscontro? Ti è capitato di dover dice, ma che maglia hai? Ma tu come mai? Beh sì, è capitato qua quando vado via magari col gruppo degli amatori, le prime volte mi hanno chiesto: ma da dove viene fuori questa maglia, come mai ce l'hai? Allora insomma ho raccontato insomma, di questo progetto, di questa squadra, e
detto che mi hanno fatto i complimenti perché comunque sono delle belle iniziative, sono dei bei valori. Sì, che poi oltretutto noi andiamo d'accordo con i vari, andiamo a braccetto via con i vari team locali, no? Perché tu comunque sei rimasta nella tua squadra, il nostro fine non è quello di tesserare le ragazze per fare più tessere, a noi ci interessa solo che le ragazze si mettano, vestano anche la nostra maglia e te lo fai, e quindi è l'occasione anche per ringraziare la tua società, dei Lions, no? La scuola di ciclismo, il tuo allenatore, ora capisco veramente perché ci sei così attaccata, e quindi sei cresciuta insieme a lui. Eh sì, mi ha fatto crescere proprio perché mi ha visto da quando era alle elementari fino all'altro giorno praticamente, perché andavo, Poi ti ha sono fatto sempre andata ad allenare i ha piccolini. fatto quella foto dietro macchina a 60 all'ora, e lì è scoppiata una grande polemica. No, andava a 59, andava a 40. Non capiscono. Ancora Ero questi fuori dalla mesi. rotonda, insomma, c'era Hanno traffico, misurato, tutto. addirittura hanno misurato da capitello a capitello i fili d'erba. Cioè, non vogliono ammettere, cari ometti amatori, queste donne, e viaggiano a 60 all'ora, non c'è niente da fare, ma anche se non hanno la macchina davanti, viaggiano a 60 all'ora. E qualche giorno, chiunque, cioè qualsiasi atleta che fa ciclismo, viaggiano più di voi, non c'è nulla da fare. Le ragazze che vincano mondiali nel quartetto fanno dei tempi migliori di quando io ero minore, e quindi è vero che i mezzi sono migliori, che le spiste saranno migliori, però queste donne sono innanzitutto l'orgoglio nazionale perché vincano, e poi hanno un modo diverso di intraprendere lo sport. E quindi arrendetevi, cioè, ormai è così, è una realtà. È inutile che vi lamentiate se vedete una a 60 all'ora. E questa comunque a me fa piacere che tu sia entrata in questo nostro progetto, e sei fedele perché fai tante foto, e ora purtroppo sei Purtroppo adesso. rincuorata, però insomma ci delizi sempre con la foto sui rulli, eccetera. Quando posso, E quindi la tua. quando posso fare le foto con la maglia, le faccio. Non mi tirano indietro. Hai sempre il tesseramento con la tua squadra, e si Sì. attende quindi il momento che tu, riassestata sotto certi aspetti, magari con l'anno prossimo ci sarà una nuova convocazione in America, magari c'è qualche ragazza in più e viene fuori un team professionistico femminile. Speriamo, beh, basta anche solo andare là i 20 giorni in America, che comunque sarei contentissima lo stesso. Ecco, prima dicevo, non è finita qui, perché nella vita di una ragazza non c'è solo la scuola, lo studio, lo sport, ci sono tante passioni, c'è un bel fidanzato che ormai è del tempo che c'è, quindi ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Francesca è innamorata, è occupata, stop. E poi c'hai anche questa passione, ultimamente ti vedo con delle foto bellissime, questa passione per la moda, per la fotomodella. Raccontami un po' questa nuova. Beh, è nata l'anno scorso, l'estate scorsa, alla fine, perché mi hanno chiesto un negozio del mio paese, mi ha chiesto di sfilare, dovevano fare una sfilata così per mostrare la collezione, e mi hanno chiesto, ho detto, vabbè, tanto qua in paese, insomma, non c'è nessuno di, non c'è niente di che, ho fatto la mia sfilata, insomma, con le altre ragazze, poi con il fotografo della sera, insomma, della sfilata,
abbiamo iniziato, e anche con delle altre ragazze, abbiamo iniziato a fare un attimo un piccolo progetto con delle foto così, e da lì è iniziato un po' questa passione, diciamo, perché comunque mi piace, e ancora adesso, cioè prima, anzi, dell'emergenza, comunque ho fatto delle altre foto per degli altri negozi, e dovevo farne altre in questi periodi, però vabbè, siamo a casa e insomma il proprio progetto è iniziato con, eravamo quattro, mi pare, ragazze, e a quella sfilata tutte e quattro facciamo sport diversi e voleva fare così un book fotografico con ragazze che facevano sport, e io infatti l'ho fatto con la bici, altre due ragazze l'hanno fatto con i nastri, i cerchi perché facevano ritmica, e un'altra ragazza invece faceva pallavolo, quindi beh, aveva la palla, insomma, da pallavolo, e abbiamo fatto, da qui è iniziato tutto, da questo set con queste ragazze tutte insieme. Anche perché anche in questo caso comunque madre natura ti ha dotato di un bel fisico, avrebbe dotato di tutto a parte quella brutta sorpresa. Però anche in questo caso il ciclismo ti è stato d'aiuto perché è uno sport che snellisce le ragazze, le tonifica e Beh, diciamo sì. che La prima sfilata le ragazze mi dicevano che era impossibile avesse le gambe così grosse, nel senso che avevo dei quadricipiti enormi, la differenza di loro, perché insomma troppo muscolo, mi dicevano che erano troppo grandi, era impossibile, loro non ce l'avrebbero mai fatta ad avere delle gambe così, però alla fine sono arrivata a fare quello che fanno loro, anzi, cioè, forse di più, perché appunto è andato con questo fotografo, ho altri progetti, invece altre ragazze non sono più andate avanti, perché cioè, sinceramente ora non lo so, però vedo che non partecipano più ai vari progetti che ci propone. ma io penso che la bellezza poi è un insieme, no? L'eleganza, il fascino, c'è chi esprime, e poi è un fatto naturale. Il ciclismo non è che ti fa diventare le gambe, magari ti tonifica, però io dalle foto che pubbliche, che mi hai anche mandato, anche con il nostro completino, anche alla mia età, però l'occhio è sempre abbastanza buono e quindi lo vedo un fisico eccezionale, no? Quindi c'è poco da criticare. Nella moda c'è questa ancora, questa vecchia usanza, questa credulità che la ragazza deve essere una 46, alta 1,80 m, ma credo che la ragazza invece deve fare la sua bella vita, deve mangiare, deve fare le sue attività e portare avanti anche queste passioni. Ecco, ma una domanda che non ti ho mai fatto neanche in privato. Ma il tuo ragazzo, che vedo siete molto affiatati e mi fa piacere, ma non è un po' gelosetto di vedere queste foto? Ora, so che sono foto normali di moda, però insomma, non è un po' gelosetto oppure ti segue anche qui? No, è fiero, anzi. Quindi gli fa Mi piacere di avere. supporta, sì, mi supporta, e sì, non ho niente da dire, anzi. E papà cosa ti dice? Che lui, io l'ho conosciuto, ci ho anche parlato, è il tuo primo tifoso, no? È un grande tifoso anche Sì. di Sì, mi ha sempre portato a gare, mi ha sempre portato anche a fare, insomma, dei servizi, perché comunque mi ha portato avanti e indietro quando non potevo andarci io con la macchina, è sempre con me, papà. quindi tutti d'accordo anche su questa tua passione? Ti aspetti qualcosa andando avanti oppure con che spirito lo fai questo Ma nuovo non, hobby, diciamo? sulla moda non ho aspettative, nel senso che va come va. Ma adesso sì, mi piace fare questi servizi, questi progetti che ci propone il fotografo, però non ho chissà che aspettative, ecco. Adesso ho più aspettative all'università, negli studi che sto facendo, e
preferisco puntare molto di più sullo studio, insomma, finché non finisco, poi si vedrà. Quindi sì, comunque vedo che da quando ti conosco, benché tu sia ancora giovane, perché a 20 anni ci arriverai ora a maggio, a fine maggio, no? Quando è il tuo Sì, compleanno? 23. 23 di maggio, quindi hai sempre 19 anni per ora e nonostante questo sei una ragazza matura, educata e che sa parlare bene. Sembrava, si diceva in giro che forse potevi essere un po' timida, ma erano tutte balle perché sei esordita stasera e se ce la faccio a convinciti, ti passo il testimone e ti faccio fare la conduttrice perché non sono adatto per farlo. Senti, ritornando al ciclismo, c'è Filippo Ceripa, spero l'avendo detto bene, che dice che il ciclismo femminile è cresciuto moltissimo ed andrebbe valorizzato di più. Tu al riguardo cosa ne pensi? Beh, sì, sicuramente, perché comunque gli anni che ho corso non era visto come il ciclismo maschile, nel senso che avevamo una gara, adesso parlo degli ultimi 2 anni da junior in particolare, avevamo una gara in tutta Italia se c'era, perché molte volte non c'era. Invece, ad esempio, gli junior maschi ne avevano 5-6 in regione. Io personalmente, se devo spostarmi, devo farmi 4-5 ore di macchina, star via una notte, magari. Far la gara e poi subito tornare a casa perché il giorno dopo magari avevo scuola nei periodi primavera o comunque cioè autunno, quindi settembre, ottobre, le ultime gare che bisognava fare, ma anche d'estate era comunque, diciamo, un peso per i miei genitori perché farsi sempre Ma quei anche senza viaggi le lunghi, virgolette, sì, perché loro erano contenti di farlo per me perché vedevano che mi piaceva tanto, però comunque era sempre una giornata sicura persa, nel senso che dovevi star via un giorno intero sotto il sole o sotto la pioggia, perché è capitato spesso di far gare sotto il diluvio universale praticamente. E quindi comunque sì, non è proprio valorizzato come il ciclismo maschile. Soprattutto, diciamo, da allievi junior in poi, per le donne. Invece, Sì, giovanissimi esordienti, ancora, insomma, almeno quando correvo io, non c'erano problemi, ecco, nel senso, magari vicino a casa, era tutto abbastanza tranquillo, ecco, non quindi c'erano se ho chissà che capito bene problemi. le tue parole, la tua filosofia, intanto organizziamo più gare per le donne di tutte le categorie perché dovete Sì, correre. almeno fino agli junior, perché comunque da junior c'è ancora parecchia gente che corre, e comunque parecchie ragazze vanno ancora a scuola. E io personalmente ho mollato appunto per questo, perché non riuscivo a sostenere sia il liceo che le gare, perché appunto dovevo star via diversi giorni, dovevo anzi star via anche tante ore, perché magari la domenica gli altri ragazzi a scuola mia, compagni di classe, studiavano magari mezza giornata, io invece no, perché o studiavo in macchina o non studiavo, oppure No. studiavo la sera tardi, magari stavo sveglia di più, però poi ovviamente ne risentivo. Sì, no, hai fatto la scelta giusta perché la prima cosa è lo studio insieme dopo solo alla salute, poi viene tutto il resto perché la vita non è fatta solo di ciclismo, di sport e di tutte le passioni che una ragazza giovane si porta avanti come fai te. Noi, come ti avevo detto, si arriverà allora senza accorgersene. Infatti, siamo vicini allo scadere dei 60 minuti. È stata una bella chiacchierata, è stata una bella. Ti ringrazio di aver portato la tua esperienza Grazie a te di avermi invitato. davanti a tutti, perché sicuramente. Ci sarà chi anche in silenzio ne prenderà beneficio delle tue parole.
Io ti ringrazio, siamo sempre in contatto perché comunque ti sto lì alle costole ogni tanto, come anche con l'altra Francesca Daniel, che anche lei via via gli faccio qualche tirata d'orecchie perché è in crisi dalla lontananza del fidanzatino, però piano piano ripartirete, state tranquille. Io saluto ancora te, tuo papà, la società, il tuo allenatore. Grazie, insomma, di essere qui con noi, di collaborare anche con noi. Ringrazio chi ci ha seguito, dai numeri anche un buon seguito, chi ci ha seguito, chi ti ha apprezzato. Un saluto a tutti, a domani che avremo due ospiti speciali, senza dirvi nulla però. Arrivederci. Ciao.